Emiliano Campana, in una serata dedicata alla beneficenza, ma anche e soprattutto al tuo addio al calcio. Partiamo da qui intanto, Emiliano, che effetto fa essere qui questa sera a chiudere un cerchio che, se non erro, è lungo 27 anni, ma che probabilmente parte da molto più lontano e legato al pallone? Ciao a tutti, sì, sicuramente un po' di effetto fa. Qua ho esordito nel mondo dei grandi, diciamo, all'età di 16 anni, come tutti sanno, Cuneo Vogherese, e questa sera ho deciso di cogliere l'occasione per fare beneficenza, non tanto per Emiliano Campana, ma più per fare beneficenza per la città. E spero che la città di Cuneo risponda in maniera positiva. Ecco, che effetto ti fa essere qua stasera e soprattutto se avresti mai pensato che diciamo la tua carriera sarebbe durata quasi 3 decenni, chiudendosi poi di nuovo al Paschiero? Ad oggi non pensavo che fosse una carriera così lunga. Ringrazio veramente di aver avuto una carriera così lunga, ringrazio tutti quelli che ho incontrato sul mio percorso, perché anche grazie a loro sono riuscito a giocare tutti questi anni. È bello averla chiusa dove ho iniziato, è stato bellissimo. Forse non tutti ci riescono e per questa cosa ringrazio veramente prima l'Olmo e poi la Cicuneo, la dirigenza dell'Olmo prima con a capo Andres, adesso la dirigenza con a capo il signor Bernardi, col direttore Barcellone, che già ci conosciamo ai tempi del Cuneo. Ringrazio tutti, non faccio tutti i nomi, ma non perché non per qualcosa, che sono tanti, e ringrazio veramente tutti, anche a partire dal magazziniere, da Beppe Parola, da tutti quanti, ringrazio tutti, sono tutti allo stesso piano. E un'ultima battuta sui giocatori che ci sono qui stasera, ovviamente ci sono i tuoi compagni, ma abbiamo visto in maglietta anche tanti ex giocatori che qualcosa hanno dato al calcio. È anche un piacere, immagino, raccoglierli tutti. Sì, vabbè, ringrazio tutti i ragazzi che hanno risposto alla convocazione. Qua ci sono giocatori come Antonio Caridi, lo stesso mister Magliano, e purtroppo non ha potuto venire Pier Calandra per motivi che aveva degli impegni, e lo ringrazio comunque che sia venuto. Hanno risposto in tanti, Mas Laghi, hanno risposto Paolo Moschetti, che se erano più vicini venivano, ovviamente li capisco, sono lontani. Poi c'è anche Marco Gorzegno, che ha portato in alto il nome di Cuneo in giro per l'Italia, che ha fatto il professionista per tantissimi anni. Mario Volkan, ci sono tutti i miei compagni, cioè non li cito tutti, come dicevo prima, per la dirigenza, se no stiamo qua tutta la sera. Però li ringrazio veramente tutti di cuore. Grazie mille. Grazie a te. Ciao ciao.